Giorgio Gori e diamo la parola al segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi. Buongiorno a tutti, buongiorno. C'è da vincere contro i 5 Stelle, sì, contro l'incompetenza elevata a elemento di orgoglio, per cui se uno non gli torna il bilancio appena cambia e scrive 5 milioni in più e poi grida onestà nelle piazze, non rendendosi conto che giocare sui soldi delle persone è la cosa, e del pubblico, della comunità, è la cosa peggiore che possa accadere. È l'incompetenza di chi dice devo avere dei rifiuti e poi quando si accorge che quello che te lo può risolvere è del PD dice no, non ho più un problema rifiuti, non esiste emergenza rifiuti. Ma dov'è l'emergenza rifiuti? L'Appendino ha avuto un avviso di garanzia pesante, falso in atto pubblico. Un avviso di garanzia. Un avviso di garanzia è arrivato ieri a Chiara, è arrivato oggi. Avrebbe Chiara falsificato il bilancio pubblico per non dover pagarne lo scotto, diciamo, ha posticipato un debito, una cosa pesante. Avrebbe una cosa se pesante, fosse il PD, allora, cosa mi direbbe? Se fosse Chiara Appendino, in questo momento è Chiara Appendino, le dico che Chiara Appendino nell'immediato ha detto a tutti i cittadini di Torino del raggiungimento di un avviso di garanzia e ha detto che c'è massima disponibilità a chiarire qualsiasi situazione. La richiesta di rinvio a giudizio per Virginia Raggi, falso, adesso c'è un avviso di garanzia a Chiara Appendino, falso in atto pubblico, vedremo adesso che cosa ci riserverà l'inchiesta giudiziaria, però al di là di questo, siccome siamo tutti garantisti, quindi aspettiamo di capire che cosa tira fuori la magistratura, mi ha colpito molto oggi il post che ha fatto Di Maio su Facebook, perché di fronte a questo avviso di garanzia, ripeto, avviso di garanzia, quanti se ne sono visti in questi anni, soprattutto di PD eccetera, rispetto ai quali voi avete invocato la gogna e la ghigliottina, ecco, di fronte a un avviso di garanzia Di Maio dice il movimento è sotto attacco, adesso basta, noi reagiremo. Le faccio notare che questo tipo di reazione per un movimento come il vostro è, a mio parere, scandalosa. Perché? Perché è la stessa reazione che abbiamo visto in Silvio Berlusconi nel ventennio nel quale ha parzialmente governato o sgovernato questo paese, la stessa reazione che ha avuto Matteo Salvini quando gli hanno sequestrato. Non è la stessa tutti reazione. A dire, è possibile che la politica, una volta che i magistrati fanno qualcosa, dice siamo sotto attacco e adesso lo fate anche voi.